Un nuovo spazio espositivo nel luogo in cui il celebre antiquario ideò la Fiera Antiquaria di Arezzo. Si svolgerà in Piazza San Francesco l'inaugurazione della rinnovata galleria Ivan Bruschi. La galleria, storica vetrina accanto agli affreschi di Piero della Francesca, dove un tempo si trovava il negozio di Bruschi e cuore delle molteplici iniziative da lui promosse per la diffusione dell'antiquariato, va ad affiancare il percorso espositivo della Casa Museo Ivan Bruschi, situata in Corso Italia 14 e inserita nell'Associazione Nazionale delle Case della Memoria. La galleria ospiterà mostre, eventi, iniziative speciali e progetti di didattica. Sarà riaperta la città con un'esclusiva concezione espositiva, proprio in occasione della presentazione di due mostre, ovvero l'esposizione video-immersiva sull'opera francescana dal titolo L'età dell'oro, riflessioni di Piero della Francesca, realizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, e dai Musei Vaticani San Francesco di Margarito d'Arezzo, realizzata dalla Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Pittore genovese con cornice originale del Cinquecento. Ma il pezzo di maggior valore è una tela che Umberto Boccioni dipinse alla fine dell'Ottocento. Guardatela bene, vale 10 milioni. E per concludere un autoritratto policromo dello scultore Baccio da Montelupo, datato 1535. Ve lo potete portare a casa per 4 milioni. Grazie anche al successo dell'esposizione all'aperto, le botteghe dei restauratori e degli antiquari si sono moltiplicate. Oggi in Arezzo si contano oltre 100 negozi di antiquariato, un numero che in 30 anni di fiera si è quasi decuplicato. Basti dire che nel 1968 gli antiquari presenti in città erano non più di 15. La loro impostazione in molti casi rispecchia la stessa eterogeneità che si ritrova nella fiera antiquaria. Mobili, dipinti e oggetti diversissimi tra loro, non solo per epoca ma anche per qualità, sono mescolati in modo disordinato, lasciando al visitatore il piacere della scoperta. Accanto a queste botteghe di ricercatori e raccoglitori, numerosi negozi espongono pezzi selezionati di grande pregio e propongono più accentuate specializzazioni per collezionisti ed intenditori. Mobili e suppellettili, nature morte, quadri a soggetto religioso, dipinti d'ogni epoca, e poi gioielli, orologi, argenti, libri e stampe antiche, modernariato, strumenti scientifici, radio e grammofoni, strumenti musicali, giocattoli. Dall'edizione dell'ottobre 2001, un nuovo progetto di promozione e comunicazione si prefigge di rendere più stimolante una visita alla fiera, grazie al contributo di alcuni eventi collaterali progettati per attrarre un pubblico colto e sempre nuovo. L'armonia degli opposti, itinerario verso la cultura dell'abitare, è il più importante di questi eventi. Realizzata in collaborazione con gli antiquari aretini, è l'occasione per esporre e far vivere insieme, in un'armonica fusione di epoche, stili e culture diverse, mobili e oggetti di design contemporaneo e di antiquariato. L'armonia degli opposti ha come ambizioso obiettivo quello di diventare un appuntamento ricco di idee, stimoli e suggerimenti arredativi di tendenza per tutti gli appassionati di arredamento e decorazioni della casa che arrivano ad Arezzo in occasione della Fiera Antiquaria. Ogni prima domenica del mese e sabato precedente sono più di 20.000, con punte di oltre 30.000, le persone che visitano in media ogni manifestazione. La caccia all'oggetto pregiato, alla curiosità, al pezzo mancante di una preziosa collezione si apre già durante la sera precedente l'apertura del mercato, quando la merce è ancora imballata sui camion
e si chiude, spesso dopo accese contrattazioni, al tramonto della domenica. Come ci testimonia la scrittrice americana Frances Meyers nel suo libro Beautiful Toscana, si può certamente affermare che in ogni casa intorno ad Arezzo, da sotto Roma fino ad oltre Firenze, ci sia sicuramente un oggetto, un quadro o un mobile trovato e acquistato alla Fiera Antiquaria di Arezzo, la più antica, la più grande.